Ciao, benvenuti o bentornati sul canale. Finalmente si incomincia con i video natalizi. Sono un sacco contenta di poter iniziare con questo video la carrellata di video per la fine dell'anno, perché è un book tag che ho creato insieme ad altre due ragazze, Lucia del canale dei Sentieri della Letteratura, Gabriella del canale di Gabinca Ricciocornea. Vi lascio ovviamente il link sia al video che al loro canale qui sotto in descrizione. E ora iniziamo con le categorie. Come potete immaginare dal titolo, è un book tag che si fa alla storia di Natale più famosa al mondo, A Christmas Carol di Charles Dickens. Le categorie sono soltanto quattro, quindi è anche abbastanza semplice da fare. Le quattro categorie si rifanno ai quattro personaggi, diciamo, principali di questo racconto. La prima categoria, infatti, è dedicata a Scrooge, e quindi un libro che ti fa passare completamente la voglia di festeggiare il Natale. Per questa categoria io ho scelto Trilogia della Città di Cappa di Agota Christoph. È un libro che mi fa passare la voglia di festeggiare il Natale perché ha tutti gli effetti una storia che con il Natale non ha veramente assolutamente niente in comune. Sia per i suoi risvolti cupi e strani, sia per le sensazioni tutt'altro positive che ti dà durante la lettura. È comunque un libro estremamente bello ed estremamente interessante perché c'è un mistero che si nasconde tra le pagine e che il lettore riesce a capire soltanto una volta finito completamente il libro. E anzi, una volta terminato il libro non sai esattamente se è effettivamente così oppure no. La trilogia della Città di Cappa infatti si suddivide in tre libri, diciamo così, che sono Il Grande Quaderno, La Prova e La Terza Menzogna. Ognuna di queste storie mostra un risvolto della realtà. I protagonisti sono due fratelli, la loro storia però è di difficile comprensione, soprattutto se ci si ferma al primo libro. Iniziamo a capirla mano a mano che si legge il secondo, poi arriva il terzo e ci rendiamo conto di non aver capito assolutamente niente. È stata una lettura bellissima, ma assolutamente sconsigliata se si vuole entrare nel clima natalizio. La definirei più una lettura da Halloween, in effetti. La seconda categoria è dedicata al fantasma del Natale passato, e quindi un classico di Natale. Io per questa categoria ho scelto Lettere a Babbo Natale di J.R.R. Tolkien. Questo libro è composto da una serie di lettere che nell'arco di circa 30 anni Tolkien inviava ai figli firmandosi come Babbo Natale. La cosa particolare è che le lettere che venivano inviate ai figli avevano un francobollo delle poste polari e comunque raccontavano tutte le vicende di Babbo Natale e degli amici che vivevano con lui, quindi è un libro che vi consiglio veramente tantissimo. Poi è scritto da Tolkien, sono lettere di Tolkien, quindi sicuramente una bella lettura. Io purtroppo ancora non ce l'ho, ma spero di recuperarlo presto. Terza categoria, Fantasma del Natale presente. Qui invece parliamo di un libro di Natale un pochino più moderno. Il libro di questa categoria probabilmente ve l'ho già fatto vedere in altre occasioni, perché è un libro di Natale che a me piace particolarmente. Il libro si intitola Un ragazzo ed è scritto da Nick Hornby. Probabilmente questo libro lo conoscete, questa storia la conoscete nella sua versione cinematografica, che si intitola About a Boy. Il libro, come quasi sempre, è meglio del film, è sicuramente molto più introspettivo e molto più complesso negli eventi che accadono, però è una gran bella storia natalizia che parla di un'amicizia completamente molto particolare. La storia parla di un uomo di più di 30 anni che non fa assolutamente niente nella vita se non godersi la bella vita, per il fatto che vive di rendita per una canzone di Natale che il padre aveva scritto parecchi anni prima, e la sua amicizia, che inizialmente non è propriamente un'amicizia, con un ragazzino di 12 anni, che è praticamente il suo opposto in tutto. È una storia davvero molto molto carina, anche per alcuni punti di vista fa anche riflettere su alcune tematiche, ma soprattutto è una classica storia di Natale che ti fa entrare completamente nello stile natalizio, tutt'altra cosa rispetto ad Agota Christoph. È un libro che in ogni caso vi consiglio comunque perché è davvero ben scritto. Poi Nick Hornby ha una prosa veramente molto piacevole, molto leggibile,
Se non avete voglia di impegnarvi troppo la testa in una lettura, ma vi va qualcosa di leggero, ma comunque interessante, che possa dare spunti di riflessione, secondo me lui è un autore che dovreste assolutamente recuperare. Ed infine, quarta categoria, il fantasma del Natale futuro, ossia la mia TBR per questo Natale. Quindi libri che ancora devo leggere. In realtà la mia TBR ve l'ho già fatta vedere anche su Instagram. Comunque ora recupero i libri e ve li faccio vedere anche qui. Prima di tutto devo finire Straniero in terra straniera di Robert Heinlein. Un'uscita della Fanucci, una ristampa in realtà dell'opera completa di quest'autore che era già stato tradotto in passato. Però era tipo un terzo rispetto a quest'opera, che come potete vedere non è proprio la cosa più leggera del mondo. In compenso è un'opera veramente bellissima, estremamente descrittiva, molto puntuale e molto, molto lineare per ciò che riguarda la descrizione della società e delle problematiche della società. Si vede che è un libro scritto negli anni 60 perché la tipologia di fantascienza descritta all'interno di questo romanzo è molto legata alle caratteristiche fantascientifiche degli anni 60. Poi magari ne farò un video a parte sulla fantascienza, visto che ultimamente sto recuperando davvero davvero tanti libri tra fantascientifici e distopici, quindi non mi dispiacerebbe farvi un video a parte. Comunque è un libro davvero molto molto bello, sicuramente lento perché appunto è molto descrittivo e puntiglioso sugli argomenti, però questa è una caratteristica che a me piace tantissimo. D'altronde, altrimenti non mi piacerebbero scrittori come Muriel Barberis o Tolkien stesso e Umberto Eco. Quando finirò Straniero in terra straniera, conto di non metterci ancora tanto, anche perché è un libro che mi ha omaggiato la casa editrice, quindi vorrei riuscire a farne il prima possibile la recensione. In ogni caso, della stessa casa editrice, ho intenzione di leggere La svastica sul sole di Philip Dick. Anche questo non è un libro estremamente natalizio, in effetti. In questo caso è un distopico. In effetti non so però se è un distopico o un ucronico. Diciamo che leggere recensioni su questo libro non mi ha chiarito granché le idee. Sicuramente lo devo leggere così poi riesco a comprendere meglio in quale genere deve essere inserito, oppure se l'avete già letto ditemelo voi, che così faccio anche prima. In ogni caso, poco importa, perché è un libro che voglio leggere veramente da tantissimo tempo, sono riuscita a recuperare solo quest'anno e non ho intenzione di farlo attendere oltre. Quest'anno, tra l'altro, ho recuperato veramente tantissimi libri della Fanucci, quest'anno per me è proprio l'anno della Fanucci. Sono molto curiosa sia perché sono in un periodo, come vi ho detto prima, fantascientifico distopico, sia perché della svastica sul sole ne ho sentito parlare talmente tanto che adesso voglio capire anche io di che cosa parla quest'opera. Tra l'altro, in realtà non è l'unico libro di Philip Dick che mi interessa, ma dopo aver letto l'elenco delle sue opere ho altri tipo 4 o 5 romanzi che vorrei. Però adesso, prima di tutto, vediamo se mi piace la prosa e poi recupereremo. Non farò l'errore che ho fatto con altri scrittori. Sì, sono abituata ad accumulare in maniera compulsiva libri di autori di cui mi piace la scrittura, per poi rendermi conto che in realtà mi piaceva semplicemente quel libro e non tutta la bibliografia. E quindi ho in casa parecchi libri che non so se e quando leggerò, però vabbè, questo è un altro discorso. Infine, l'ultimo libro che ho intenzione di leggere, che vorrei riuscire a leggere per questo Natale, è Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway. Un libro che, anche qua, se avete visto su Instagram, è il mio tallone d'Achille, perché lo dovetti leggere in prima media, forse, ero in prima o in seconda media, perché la professoressa, la docente, la maestra, quello che è, non mi ricordo più come si chiamano gli insegnanti delle scuole medie, comunque ci obbligò a leggerlo perché noi eravamo dei bambini che leggevano poco, almeno con questo avremmo iniziato a leggere visto che è fine e quindi era un libro adatto a noi. Voi dovete tenere presente che io in quel periodo più o meno stavo leggendo gli Harry Potter e se non erro ero tipo al quarto di Harry Potter o al terzo o al quarto di Harry Potter, che già il terzo è tipo tre volte tanto.
quando io mi sono dovuta approcciare a questo romanzo, mi sono resa conto che non ero capace di farlo, perché è effettivamente molto pesante, molto lento, molto introspettivo. Io a 11, a 12-13 anni, non mi ricordo esattamente, ripeto, quando lo dovetti leggere, non ero pronta a una storia simile. Fatto sta che lo odiai con tutta me stessa. Ci fu un periodo che ricordo benissimo, non riuscii a leggere assolutamente niente, se non appunto Harry Potter, che però c'era stato lo stacco, mi pare, stavamo aspettando la pubblicazione, non mi ricordo se del quarto o del quinto, comunque era un periodo che non usciva libro, era un periodo in cui io non riuscivo più a leggere niente, comunque. E da allora questo libro è rimasto nella mia libreria in attesa del momento giusto, che ancora non è arrivato. E quindi, visto che a Natale siamo tutti più buoni, facciamo pace e ci chiariamo nelle nostre situazioni complicate, ho deciso di venire a patti con lui, di provare a rileggerlo e quindi cercare di fare amicizia. Io spero che vada bene, spero veramente che vada bene, perché mi dispiacerebbe tantissimo. Rimanere bloccata con questo autore per un trauma, perché alla fine, da un certo punto di vista, si può tranquillamente definire un trauma letterario, avvenuto ormai troppi anni fa, diciamo così, troppi anni fa. Io non so se ho fatto un video coerente perché mi rendo conto di aver parlato tantissimo e forse essere anche uscita un po' fuori tema. No, forse no, forse sono riuscita a fare un discorso coerente, lo spero. In ogni caso, io spero che questo tag vi sia piaciuto. Non taggo nessuno in particolare, ma sentitevi liberi di rifarlo e magari fatemi e fateci anche alle altre ragazze sapere se lo avete rifatto, perché così possiamo venire a vedere anche le vostre risposte. In ogni caso, per questo video è tutto, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!